Buongiorno, oggi risveglio lento per me e ho decisamente boicottato la palestra. Ho deciso un po' di fare una mattinata tranquilla qui a casa con insomma un po' di cose da fare e come iniziare la giornata, se non nei migliori dei modi, con una deliziosa colazione. Ho deciso di farmi i pancakes, quindi vado di farina d'avena, yogurt, così lo finisco perché ce l'ho in giro da qualche giorno e ormai lo yogurt non mi va più perché fa troppo freddo. Wow! Doveva essere un uovo grande, se questo è un uovo grande, vabbè. E mescoliamo il tutto. Recupero anche il lievito. Allora, intanto che ho messo a scaldare il latte, che mi faccio un cappuccino, sto facendo i pancake. Ma quanto non è bella questa tazza che rubo alla mia coinquilina, che ti fa vedere tutte le shade of caffè latte. Mi correggo di cappuccino perché alla fine in qualche modo è un cappuccino. Cioè, ditemi che questo non è un buon inizio di giornata e di weekend. Buona colazione! Meglio abbondare che deficere, come sempre. Wow! Bene, pronta per la mia colazione. Ok. Dopo questa settimana ci meritiamo un po' di coccole. Mamma mia, quanto non amo lo sciroppo d'acero. Cioè, ditemi che anche voi lo adorate. Tra l'altro mi ricordo che la prima volta, cioè non so se era la prima volta, ma penso di sì, che comunque lo assaggiavo, ero in Belgio e c'era questa mia coinquilina canadese che poi mi ha raccontato tutta la storia di come fanno lo sciroppo d'acero in Canada, eccetera, è stato bellissimo. Ho ancora questi ricordi. E se penso che lei usciva in pieno inverno in Belgio, che già fa molto più freddo che qua, con i capelli bagnati. E poi dopo dicevo, sì, beh, effettivamente abita in Canada, chissà che temperatura è abituata, infatti poi mi ha raccontato, aveva delle foto, lei era tipo alta come me, però aveva queste foto con queste montagne di neve per le strade, un freddo assurdo, ci credo che, cioè, ma poi andava in giro tipo anche, non so, maglietta maglie corte in pieno inverno con i capelli bagnati. Io scioccata. Allora, volevo provare, faccio bene, questa qui che vi dicevo, quindi prima faccio la idratazione del viso, faccio come le professional che mettono la mano dietro, con quello che sto usando in questi giorni, il campioncino, e poi la metto su, quindi detersione. Allora, voi non vedete niente perché ho una luce del bagno pessima, ma vi assicuro che mi lascia la pelle super pulita. Mi piace questo. Ok, ora proviamo questa crema miracolosa. Vediamo
Vediamo se funziona. Mi sono lavata mezza faccia e i capelli. Ok. Non capisco come un prodotto possa essere crema idratante, maschera e... Mamma che profumo! E latte detersiccante, però vabbè, fidiamoci. Ma profuma buonissimo. Già per me crema idratante sta roba mi appesantisce la pelle di brutto, quindi scartata. Vediamo come crema, come maschera rimpolpante. Ma mi ricorda tantissimo questo profumo. Qualcosa che ho usato in passato, sapete quando vi si sblocca un ricordo tipo dell'infanzia? Non so neanche cosa c'è dentro. Non riesco a capire. Sì, comunque maschera viso, cioè, boh, chi ha le pelli super secche, perché mi sento un mascherone, stare tutto il giorno con sta roba. Va bene, proviamo a vedere com'è. Tra 5 minuti, ma io la lascerò di più perché ho bisogno di idratazione, andrebbe risciacquata. Oggi proprio modalità pigiama fino a che posso stare così. E niente, come vi dicevo, volevo un po' lavorare per il canale delle parole, quindi mi sto mettendo. Ho già programmato un pochettino tutte le varie registrazioni che devo fare prima delle vacanze di Natale, anche perché l'ultima settimana sarò full perché devo preparare gli esami. Per cui speriamo di riuscire a mantenere questa tabella di marcia e mi metto subito a lavorare per un'oretta, così poi stendo la lavatrice e preparo il pranzo e forse faccio anche il letto perché volevo aspettare ad aprire un pochettino perché si gela. Oggi facciamo la simpatia, questa è la mia programmazione e iniziamo subito a metterci dietro. Creiamo anche un po' di atmosfera accendendo questa candela buonissima. Poi non vi ho più raccontato, ieri ho iniziato questo film di Natale e sto recuperando l'accendino che avevo portato ieri per la candelina. Non disegni che l'ho persa, eccolo. E niente, molto carino, non l'ho finito di vedere perché si era fatto un po' tardi, però appunto me lo sono tenuto per stasera. E dai, sembra molto carino. C'è dietro sicuramente una storia d'amore che sta iniziando, quindi anche romantico, per cui poi vi do un feedback stasera quando lo Allora, ho fatto una piccola pausetta e stavo un po' scrollando i social e mi è venuto un flash che ieri non vi ho raccontato di una cosa che ho scoperto parlando con una mia amica, ovvero che la prossima estate uscirà Inside Out 2. Io non vedo l'ora di vederlo, sono molto contenta di questo nuovo protagonista che hanno introdotto questa nuova emozione che arriverà a sconvolgere la vita di questa ragazzina ormai e a sconvolgere anche la vita delle altre emozioni, ovvero arriverà ansia. E io sono molto contenta e curiosa, ho alte aspettative e veramente non vedo l'ora di vederlo. Fatemi sapere nei commenti se avete visto Inside Out, cosa ne avete pensato, insomma, cosa ne pensate e se anche voi siete curiosi come me di aspettare questa nuova uscita. E veramente, adesso lo dico anche a Dani perché mi ero dimenticata e io ci devo assolutamente andare al cinema. Ok, adesso vado a stendere la lavatrice, così stacco un attimo, poi se riesco vado avanti ancora un pochettino. A lavorare alle mie armi di persuasione per il canale delle parole. E a questo proposito, se vi siete persi ovviamente i contenuti, andateli a recuperare perché so che saranno super interessanti per voi. Cioè, questo veramente sono argomenti
in cui più ci rifletto, più dico quante volte ci siamo cascati e quanto ancora ci cascheremo nonostante li stia studiando e insomma ormai ne sia a conoscenza. Bene, vado a stendere. Vi dirò che comunque questa maschera alla fine l'ho tenuta su, si è asciugata tutta, è penetrata bene. Non la terrei come crema viso perché mi appesantisce un po'. Però poi quando sciacquo vi faccio sapere. Avrei dovuto sciacquarla 1 ora e mezza fa. Mi ero scongelata il pesce e non ho molta fame. C'è sto raffreddore che mi sta un po' disturbando. Vabbè, però bisogna mangiare qualcosina, quindi ora mi metto a cucinare. Sto ghiacciando. Allora, ho scaldato il risotto allo zafferano di ieri, la porzione di verdure e sto aspettando il pesciolino. Allora, siccome qua ci sono i polaretti, io mi sono messa sotto le coperte un attimo, post pranzo, con un bel Malox in bocca perché, non lo so, non mi sento di aver digerito bene, forse per il freddo. Finisco magari di vedere il film di ieri che vi dicevo di Natale e poi andrò a studiare. Certo che avrò una bambina, una piccola dolce bambina. Allora, appena finito di vedere il film che vi dicevo, era ambientato durante i giorni di Natale, non era proprio il classico film di Natale come piace a me, però carino, c'era questa storia d'amore che si percepiva fin dall'inizio e quindi carino, dai. Ora mi preparo e vado a studiare. Pronta per andare a studiare in tuta. Super scialla oggi. Tra l'altro è un po' tardi e ma è colpa della mia amica perché dovevamo trovarci alle 2:30 e mi scrive alle 12:30 dicendo: c'è un piccolo problema, ho appena fatto partire la lavatrice e mi sono resa conto ora che dura 2 ore. Quindi non so se riuscirò ad arrivare mai in tempo e spero che nel frattempo non scadi la prenotazione, sennò dovrò riprenotare. E quindi niente, mi ha fatto fare tardi anche a me perché ovviamente contavo su di lei per arrivare puntuale. Per cui niente, sono quasi, arriverò quasi le 3 e cerchiamo di fare il possibile in queste 2 ore e mezza, 3 ore circa. Io mi dico, chi me lo fa fare con questa bella giornata di chiudermi in biblioteca? Eppure sono qua. Meno male che il beato almeno è bello e carino. Adios, Beato, ci vediamo domani mattina. O meglio, domani mattina non lo so se riesco a venire, ma comunque domani in generale. Sono le 6 e stiamo uscendo. Allora, sono tornata a casa, ho fatto una videochiamata con mia mamma e adesso abbiamo acceso un po' il riscaldamento perché stiamo congelando e non ho voglia di farmi chissà che da mangiare, sinceramente avrei quasi optato per una minestrina. Perché boh, sono un po' così nauseata, forse anche il raffreddore, tutto. Boh. Alla fine ha vinto la minestrina. E dai, secondo giorno della settimana. Siamo nel pieno della salute qua. C'è chi mangia la minestrina e chi popcorn per cena. Quanta invidia per la mia coinquilina che se fatte i popcorn, tra l'altro mi fa. Quindi non è che per caso dei popcorn che ho voglia di mangiarli per cena. E tipo, io ero lì. Quasi quasi me li faccio anch'io. Però no, ho detto no, dai, sono stata ancora un po' male oggi con lo stomaco, andiamoci piano. Però ho una voglia di farmi una seratina con i popcorn. Prossimamente ci sarà occasione. E niente, poi abbiamo fatto 2 chiacchiere, io ho fatto in tempo a bermi anche la tisanina, a lavare i piatti, tutto quanto. Abbiamo fatto un po' di conversazione, anche su temi un po' comunque personali, importanti, eccetera. Mi è piaciuto molto. Con Sofì mi trovo sempre molto bene a chiacchierare, infatti spero che non se ne vada così presto, perché insomma mi fa sempre piacere chiacchierare con lei. E niente, quindi ora si è fatto un po' tardi, sono quasi le 10. Volevo vedermi un film, questa volta di Natale, cioè ufficialmente di Natale, ma sono anche un po' cotta, quindi o lo inizio e poi lo finisco domani o faccio qualcos'altro adesso.
Valuterò un attimo. E poi domani pomeriggio sarò sicuramente al Beato a studiare in biblioteca con sicuro una mia compagna, non so se poi ci raggiunge qualcun altro. E in mattinata vedo, perché volevo anche andare in palestra, ma mi sa che questa settimana è andata così, perché almeno o studio anche domani mattina perché ne ho bisogno o mi organizzo per fare altro, però insomma, di cose ne ho da fare, per cui qualcosa troverò sicuramente da impegnarmi la mattinata. E quindi questo è quanto. Per cui io come sempre vi ringrazio per avermi seguita anche oggi e vi invito quindi a lasciare un like se il video vi è piaciuto. E come sempre vi aspetto anche sul canale delle parole e se non vi siete iscritti a entrambi i canali fatelo ora e se volete seguitemi anche sui social. Io vi aspetto come sempre poi domani. Ciao!